Cari amiche e cari amici del clan Georgici, ben ritrovati anche oggi in vivaio. Sono giorni questi dopo le feste, reputati tra i più tristi dell'anno, lunedì è proprio il Blue Monday, ma facciamo un giro in vivaio e scopriremo che insieme alle piante possiamo avere quella felicità, quella pace, quella tranquillità. Già qua intorno al laghetto che sta riposando con i fiori di loto che svernano come rizomi sott'acqua, ci sono due o tre cose che mi fanno salire il buon umore, ve le mostro. Partirei con la fioritura di questo ciliegio, deve essere la colada, è un ciliegio giapponese. Una cosa del tutto anomala perché è un inverno un po' strano e un po' caldo e quindi ci sono addirittura dei fiori che stanno sbocciando. È una cosa sicuramente un po' raccapricciante, però è sempre un piacere vedere dei fiori così belli e delicati e anche un po' profumati. Adesso venite con me a vedere perché sull'altra sponda del laghetto ci sono dei grossi frutti gialli un po' misteriosi ai piedi di una pianta. Vi faccio vedere cosa sono. Ci concediamo prima una pausa per gustare i piccioli dell'Ovenia dulcis, l'albero dell'uva passa, che adesso sono diventati belli dolci. Sono buonissimi. Ci sono anche le nostre simpatiche amiche anatre che stanno sguazzando. Come vi dicevo, questo è un frutto particolare, una pianta che conoscono in pochi, si chiama Pseudocidonia. Pseudocidonia sinensis è l'unica specie appartenente al genere Pseudocidonia. Ricorda moltissimo il cotogno, la cidonia oblonga. Viene chiamata infatti cotogna cinese, se ne ricava anche da questa una buonissima cotognata al pari della mela cotogna. Di solito si rimuove la buccia che è un pochino dura, coriacea, e dentro poi il frutto ha una buonissima polpa, molto molto profumata. Viene utilizzata moltissimo anche nella medicina tradizionale cinese. Il gusto è astringente, ma comunque buono. Se si lascia maturare un po' più il frutto si addolcisce molto. Qua da noi è un arbusto che raggiunge di solito i 6 metri di altezza maturità. In realtà nelle zone in cui è nativo, dove ci sono delle estati calde un pochino più lungo, è un albero che diventa anche più alto, fino a 18 metri. È utilizzato anche come pianta ornamentale, ha un fiore bellissimo rispetto al ciano meles, che a volte potrebbe un pochino ricordare, non ha le spine e i fiori sono singoli e non a mazzetto. Intorno al laghetto ci sono altri due o tre punti veramente molto rilassanti. Il primo è il bellissimo salice piangente. Ha una storia molto particolare, la pianta era morta, l'abbiamo tagliata al piede, dalla ceppaia sono partiti di nuovo dei polloni e hanno ricostituito questa meravigliosa pianta che tocca l'acqua. Ogni tanto si sentono degli spari dei maledetti cacciatori, speriamo non ci impallinino mentre giriamo il video. C'è quest'albero che vedete adagiato nell'acqua che sembra morto perché adesso è spoglio, penso sia un celtis, un bagolaro, uno spaccasassi, era caduto con il vento, si è sdraiato in terra e adesso cresce così orizzontale a sbalzo nell'acqua. Ma c'è un'altra pianta bellissima, anzi un boschetto di piante molto bello che adesso vi porto a vedere e che già si sta accompagnando con il suo suono. Guardate, questi ramoscelli sono già pieni di tutte le gemme che sbocceranno per portare la nuova vegetazione a primavera. C'è una pace e un silenzio incredibile, sono rotti solo dal fruscio delle foglie di questo boschetto di bambù che si è creato un po' alla volta da solo. È una cosa iper rilassante. Un altro posto particolare dove mi piace sempre fare una passeggiata è la Serra degli Agrumi, perché c'è un buonissimo profumo e adesso gli alberi sono tutti carichi di frutti. Ve ne faccio vedere due che mi piacciono in particolar modo in questi giorni. Uno è lo yuzu. Questo è un agrume molto in voga adesso, soprattutto nelle cucine, anche in quelle occidentali. La pianta si chiama Citrus yunus ed è originaria della Cina centrale e del Tibet e poi è stata importata in Giappone e in Corea, dove viene coltivata in maniera davvero diffusa. Il frutto è molto apprezzato perché ha delle proprietà organolettiche particolari e anche l'alberello è molto simpatico. Questo è un altro agrume molto particolare, si chiama limone caviale, Citrus australasica, Micro Citrus australasica. È una pianta che ho conosciuto in Australia in un viaggio fatto tanto tempo fa, poi fortunatamente qualcuno
l'ha portato anche qua in Europa. Guardate le vescicole come sono tondeggianti in questo agrume, ed è proprio questo che gli ha dato il nome di caviale di limone, limone caviale. Hanno un buon sapore, acidulo, anche questo si può utilizzare nella cucina. Non è una pianta complessa da gestire, al pari dello yuzu e di tutti gli altri agrumi, va trattato allo stesso modo, quindi va ricoverato in inverno, si cerca di tenerlo protetto dal gelo. Queste belle fioriture bianche sono quelle dell'Iberis Semper Florens, che è un Iberis a fioritura invernale, molto bella. In realtà stavo guardando che anche i Semper Virens stanno cercando di fiorire anche loro. I Iberis sono delle piante perenni molto utilizzate nei giardini, hanno davvero queste belle fioriture invernali, Semper Florens. Semper Virens, come dicevo, invece è una fioritura più primaverile estiva. Vanno benissimo in posizione soleggiate e, in quanto erbacee perenni, resistono a temperature anche di meno 10, meno 15 gradi. La Clematis Armandi non è l'unica clematide sempreverde o semipersistente, esistono anche delle clematidi che appartengono al gruppo delle cirrosa. Vediamo che queste clematidi non solo presentano il fogliame, ma sono ricoperte da queste bellissime fioriture campanulate di una delicatezza e di un'eleganza straordinarie. Il gruppo delle cirrosa, infatti, racchiude delle clematidi che hanno una fioritura invernale e i fiori sono davvero stupefacenti. Sono delle piante che, in base a quanto è rigido l'inverno, possono presentarsi sempre verdi o semispoglianti, ma resistono tranquillamente a temperature di meno 10 gradi. Crescono relativamente rapidamente, in 2-5 anni possono raggiungere, arrampicandosi ovviamente perché sono delle arrampicanti, un'altezza di 3,5-4 metri, perfette se dovete adornare magari un berceau, una pergola. La loro posizione preferita è quella riparata, schermata, ma esposta al pieno sole. Prima di uscire dalla serra e di salutarvi, diamo anche un'occhiata alla vestringia frutticosa, un bellissimo arbusto sempreverde che ancora presenta dei fiori. È una pianta fantastica che viene molto utilizzata in questi anni di siccità perché è particolarmente resistente alla sete, resiste anche a qualche grado sotto lo zero, meglio ancora se non gela. Bene, Clan Georgis, mi auguro che questa passeggiata nel vivaio vi sia d'aiuto per sconfiggere l'eventuale tristezza post feste natalizie. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate un mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora già fatto, seguiteci anche su Instagram. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo. Bella Clan Georgis, make the jungle!